Allora, lezione dedicata alle questioni relative alla compattezza per ricoprimenti. In realtà, all'interno dell'analisi 1 questo non servirebbe. Cioè, la compattezza per ricoprimenti nell'analisi 1 non servirebbe. La faccio in preparazione dell'analisi 2 e in preparazione dei corsi di topologia che sicuramente verranno secondo anno, che a quel punto saranno più accompagnati dall'averlo già visto dell'analisi 1. Quindi la prima cosa che farei è dimostrare il teorema 3, che è la parte facile, ancora. Dimostrazione teorema 3. Teorema 3, quali erano l'ipotesi e qual era la tesi? L'ipotesi è che A è compatto per ricoprimenti. E F da A in R è continua. E la tesi è che l'immagine F di A è compatta per i coprimenti. E vediamo come si fa questa parte qua. Questo è ancora accettabile. Cosa faccio? Devo prendere un ricoprimento dell'immagine e dimostro che basta un sottoricoprimento finito. Quindi prendo un ricoprimento, chiamiamolo V con I, uso la lettera V perché sono nel mondo Y di F di A e dimostro che basta un sottoricoprimento finito. Un ricoprimento, mi raccomando l'aggettivo, non un ricoprimento qualunque, ma un ricoprimento aperto. E dimostro che basta un sottoricoprimento finito. Basta un sottoricoprimento finito. Cosa faccio? Questi sono aperti in arrivo. Aperti in arrivo, faccio F alla meno 1, pongo U con I, lo definisco come F alla meno 1 di V con I. Ora, è chiaro? Contenuto nell'unione per i ini di U con I, cioè gli U con I sono un ricoprimento di A. U con I, al variare di ini, sono un ricoprimento di A. Sono un ricoprimento di A. Perché ogni punto in A avrà una certa F. Ogni punto x in A avrà una certa f di x. F di x sta in uno dei v con i e quindi, diciamo, dato, spiego questo è chiaro, dato x appartenente ad A, trovo i in i tale che f di x appartiene a v con i, perché i v con i ricoprono l'immagine, quindi x appartiene all'UI corrispondente. Questa è sostanzialmente definizione di immagine e controimmagine. Inoltre, questo è il punto in cui uso la continuità, essendo F continua, era una delle quattro facce della continuità. Qual era la quarta faccia della continuità? Che se io prendevo un aperto in arrivo e lo tiravo indietro, ottenevo un aperto in partenza. Quindi gli U con I sono aperti. È qui che entra in gioco. Gli U con I sono aperti in partenza. Essere precisi, qui apro una parentesi che rende perché il discorso sembra più semplice di quanto è. Ad essere precisi, essere precisi, gli U con I sono aperti in A. Ad essere precisi, gli
gli uconi sono aperti in A. Cioè sono intersezione di A, cioè sono intersezione di A con veri aperti di R. Questo è un discorso che avevamo già fatto, che forse era rimasto un po' lì. Cioè, diciamo, U con I è uguale ad A intersecato, quello che potremmo chiamare U con I cappuccio, dove U con I cappuccio è un aperto in R. E va bene, trascurando per un attimo questo aspetto qui, allora, concludendo, cioè non concludendo, siamo a metà, concludendo, gli U cappuccio I, al variare di I in I, sono un ricoprimento aperto di I. Sono un ricoprimento aperto di A. Ma allora basta un sottoricoprimento finito. Allora basta un sottoricoprimento finito. Cioè posso dire che A è contenuto nell'unione per I che sta in un certo insieme J di U cappuccio I con J finito. Ma allora F di A è contenuto nell'unione per I che sta in J di F di questi, che è proprio l'unione per I in J di V con I. E quindi ho trovato il sottoricoprimento finito voluto. E quindi ho trovato il sottoricoprimento finito voluto. Adesso, al di là dei dettagli, rileggiamo la dimostrazione ad alta velocità. Ho un ricoprimento dell'immagine aperto. Lo tiro indietro, lo tiro nello spazio di partenza, ottengo un ricoprimento finito dell'insieme, un ricoprimento qualunque dell'insieme A, aperto. Quello lì lo posso estrarre finito e adesso mi rispedisco avanti e ottengo un ricoprimento finito dell'immagine. Va bene, questa è la dimostrazione che la compattezza per ricoprimenti va avanti. Resta da fare una cosa, resta da dimostrare che un pezzo del teoremone. Resta da dimostrare un pezzo del teorema 1. Del teorema 1. Cioè che compatto 1 implica 3 oppure 2 implica 3. Cioè che la compattezza per ricoprimenti segue da quella per successioni o dal chiuso illimitato. Questa è la parte dura. La dimostrazione si basa su due lemmi, che sono interessanti di per sé. Si basa su due lemmi. Anzi, dirò di più. Come ho detto all'inizio, il risultato non mi interessa niente all'interno dell'analisi 1, però cioè, non lo userò mai. Il fatto che limitato più chiuso implica compatto per ricoprimenti, anche se è vero non lo userò mai, ma questi due lemmi li userò. Quindi i lemmi sono più importanti del risultato stesso. La dimostrazione si basa su due lemmi. Lemma 1 è quello che io chiamo il lemma del raggio magico. Il lemma del raggio magico. Ufficialmente quello che io chiamo raggio magico si chiama numero di Lebesgue. Però ma ora che vedremo il nome raggio magico è giustificato. Cosa dice il lemma del raggio magico? Il lemma del raggio magico dice questa cosa qua. Dice sia A
contenuto in R, un sottoinsieme compatto per successioni. Un sottoinsieme compatto per successioni. Poi dice sia U con I, al variare di I in un certo insieme di indici I, un ricoprimento aperto. Un ricoprimento aperto di A. Allora, esiste un raggio magico. Che cos'è un raggio magico? Esiste. Potrei chiamarlo epsilon, ma visto che è un raggio lo chiamiamo R, perché poi al secondo anno sarà un raggio. Esiste R maggiore di 0 con questa proprietà. Con questa proprietà. Per ogni X appartenente ad A esiste un I, un indice I, tale che se io prendo X meno R, X più R, questo è contenuto dentro U I. Adesso lì per lì non fa effetto, ma faccio un'osservazione per spiegare meglio questa cosa qua. Cosa dice questa cosa qua? Dice che se io prendo un punto in X, questo punto in X ha un intero intervallino di un raggio R che è contenuto in qualcuno degli uconi. Qualcuno potrebbe pensare, ma non stai semplicemente dicendo che gli uconi sono aperti? E questa la voglio smentire, perché il fatto che gli uconi siano aperti, il fatto che gli uconi siano tutti aperti, dice che questa cosa qua. Cosa dice il fatto che gli uconi sono aperti? Dice che per ogni x appartenente ad uconi esiste un raggio R maggiore di 0, tale che X meno R, X più R, è contenuto dentro con I. Oppure che per ogni X appartenente ad A, detto ancora meglio, esiste un indice I ed esiste un raggio R, tale che X meno R, X più R, contenuto dentro con I. Questo dice sostanzialmente che ogni X sta in qualcuno degli uconi. Ma l'uconi è aperto, quindi ci sta tutto un intornino. Qual è la differenza tra questa che ho scritto sopra e quella che ho scritto sopra? Qui, questo raggio R dipende da X. Questa è la cosa, questa è una cosa quasi ovvia. Voglio insistere sulla quantificazione, neanche fosse alla lezione 2. Per far capire che la quantificazione, l'ordine della quantificazione è importante. Questa è quasi ovvia. Quasi ovvia, perché R dipende da I e quindi da X. Perché R dipende da X. Invece la tesi del lemma, perché, ripeto perché è ovvia, X sta in A, quindi X sta in uno degli uconi, l'uconi è aperto e quindi ho garantito un intornino. Questo è quello che ho scritto qui, ed è quasi ovvio. La tesi del lemma è: esiste R, il raggio magico, esiste il raggio magico, per ogni X in A, esiste I in I, tale che X meno R, X più R, è contenuto dentro U I. Questa è tanta roba.
Questa è tanta roba, nel senso che qui R non dipende da X. R non dipende da X. È la stessa frase di sopra, ho scambiato gli ordini di quantificazione, ma diventa tutt'altro. Questo raggio è indipendente da I. Perché uno mentalmente cosa pensa? Pensa che questi uconi siano degli intervallini. E io dice, ma se l'X lo prendo molto vicino al bordo, come faccio a garantire un raggio minimo? Capite che è tutt'altro che ovvio, perché uno dice, c'è un uconi, l'X sta in qualche uconi, mettiamo che stia molto vicino al bordo di uconi, come faccio a garantire un raggio minimo? Vuol dire che dovrò usare un altro uconi. È un uso pesantissimo della compattezza. Adesso poi il lemma 1 lo dimostreremo, ma intanto enuncio il lemma 2. Il lemma 2 è quello che io chiamo il lemma dei distributori. Il lemma dei distributori. Distributori. Il lemma dei distributori vale... Beh, basta che sia limitato per avere il lemma dei distributori, no? Sì. Dice questa cosa qua, si ha contenuto in R limitato, R limitato, e sia R maggiore di 0 un numero qualunque, purché è positivo. Allora esistono punti, allora esiste un numero finito di punti, esiste un numero finito di punti, chiamiamoli x con 1, x con n, contenuto in A, ovviamente dipendente da R. Dipendente da R, con questa proprietà. Con questa proprietà. Adesso scrivo la proprietà e poi la commentiamo. Per ogni x in A, per ogni x in A, esiste un indice I appartenente a 1n, tale che tale che x meno x con i minore o uguale di r. Cosa vuol dire questa proprietà? Perché si chiama lemma dei distributori? Perché interpretazione. È che posso piazzare dei distributori, posso piazzare dei distributori di quello che vogliamo, benzina, merendine, caffè, posso piazzare dei distributori in x con 1, x con n, e cosa succede? Che ognuno ha un distributore a distanza minore di R da casa sua. Per ogni elemento esiste un distributore che dista da lui meno di R. In modo che ogni elemento, abbia un distributore a distanza minore o uguale di R. Abbia un distributore a distanza minore o uguale di R da casa, cioè da se stesso. Minore o uguale di R da lui. È chiaro? È chiaro che il numero dei distributori dipenderà da R. Se io voglio che la distanza, che ognuno abbia un distributore molto vicino a casa, dovrò piazzare tanti distributori. Questo è abbastanza chiaro, intuitivamente. Adesso cosa faccio vedere? Faccio vedere che dati due lemmi riesco a dimostrare che la compattezza per, diciamo, dati due lemmi, quindi dati i due lemmi,
dati per buoni i due lemmi, dimostriamo che 1 più 2, tanto sono equivalenti, implicano la compattezza per ricoprimenti. Quindi, dati i due lemmi, dimostriamo la compattezza per ricoprimenti. Quindi l'ipotesi è che A, è chiuso più limitato, dunque anche compatto per successioni, posso usare tutto, dunque anche compatto per successioni. La tesi è che A è compatto per ricoprimenti, A è compatto per ricoprimenti. Allora, cosa dico? Sia U con I un ricoprimento di A. Sia U con I, per I, in I, un ricoprimento aperto di A. Ricoprimento aperto di A. E adesso facciamo così. 1. Per il lemma 1, il ricoprimento ammette un raggio magico. Il ricoprimento ammette un raggio magico R. Strettamente positivo. Per il lemma 2, posso trovare, applicato con il raggio magico, posso trovare delle location per distributori, dei punti x con 1, x con n in A, in numero finito, tale che A è contenuto nell'unione per K che va da 1 a N di dell'intervallo x con 1, x con k meno r, x con k più r. Questo è il discorso dei distributori, questo è l'intervallino centrato nel distributore cappesimo e raggio r. L'ho messo con il minore, mettiamolo con il minore stretto, non è la cosa che cambia, mettiamolo col minore stretto. Questo dice che ogni punto è contenuto nell'intornino di ampiezza R di qualcuno dei distributori. Quindi A è contenuto questo. Ora, siano I1, IN, degli indici in I, indici in I, tali che diciamo il distributore cappesimo, tali che xk appartiene a uik, cioè ciascuno di questi distributori sta in qualcuno degli u con i, e sia j l'unione di questi indici uguale l'insieme che contiene i1 in. Ora j è finito. È chiaro che J è finito. Potrebbero anche esserci indici ripetuti. È chiaro che J è finito. Ha al massimo N elementi. Alcuni, ripeto, potrebbero essere ripetuti, quindi gli elementi potrebbero essere ancora di meno. E io dico che A è contenuto
nell'unione per K che va da 1 a N di UiK. No, ho detto una stupidaggine. Tali che mi devo cambiare una riga. Così. Basta che aggiungo una riga. Tali che non soltanto XK appartiene a UiK. Cosa diceva il lemma del raggio magico? Che per ogni punto, se io prendevo l'intervallino con il raggio magico, quello era contenuto in uno, in tutto era contenuto in uno degli K. Quindi non soltanto voglio questa, ma voglio qualcosa di più. La cancellasse. Tale che XK meno R, XK più R, è tutto contenuto dentro UiK. Questo esiste perché è la magicità del raggio. Questa è la magicità di R. Questa è proprio la magicità di R. Quindi, ricapitoliamo un attimo la dimostrazione. Prendo un ricoprimento. Prendo un raggio magico. Metto i distributori corrispondenti al raggio magico. A questo punto A è contenuto in questi intervallini qui. Questi intervallini sono un numero finito. Ma io adesso so che ciascuno di questi intervallini è contenuto in uno specifico degli U con I, proprio perché il raggio è magico. Cosa dice il lemma del raggio magico? Dice che ogni intervallino che ha come ampiezza il raggio magico è contenuto in qualcuno degli U con I. Questi intervallini sono un numero finito, stop. Cioè, mettendo insieme questa e questa, ottengo esattamente quella sotto. È contenuto il sottoricoprimento finito. Quindi se io dimostro i due lemmi, ho finito. Ecco, ho ottenuto il sottoricoprimento finito. Quindi restano da dimostrare i due lemmi. Uno è molto semplice, l'altro molto meno. Quale dei due è semplice? I distributori o il raggio magico? Beh, quello dei distributori si dimostra davvero in due righe. Com'è che si può dimostrare il lemma dei distributori? Com'è che potremmo fare per piazzare dei distributori in maniera che ciascuno abbia un distributore abbastanza vicino a casa sua? Beh, dai. Qui c'è meno M e qui c'è M. Quindi A è limitato. Per ipotesi è limitato. È limitato. Quindi A è contenuto in meno M, M. A è contenuto in meno M, M per un opportuno M. Opportuno reale M. Adesso si è dato il raggio, un qualunque raggio maggiore di 0. Come facciamo a piazzare i distributori? Io divido questo intervallo, lo divido in tanti pezzettini uguali di ampiezza minore del raggio. Divido in tante parti uguali, divido meno mm in parti uguali di ampiezza minore di R. Minore di R. Ci siamo che ce la faccio, purché divido in abbastanza parti, in un numero sufficiente di parti, l'ampiezza della singola parte sarà minore di R. Adesso cosa faccio? In ogni intervallino, se c'è, prendo un punto di A. E quello è il distributore. In ogni intervallino prendo, se c'è, perché non è obbligato ad esserci,
punto di A. O scrivi penna. Batteria sta morendo. Prendo se c'è un punto di A. Quindi ne prendo uno qui, qui non c'è pazienza, qui uno, qui non c'è pazienza. Ci siamo che ogni altro punto di A avrà un distributore a distanza minore di R da casa sua? Perché ogni altro punto di A starà in uno degli intervallini. E allora ci avrà il distributore vicino, corrispondente a quell'intervallo. Quindi ho piazzato un numero finito di punti, un numero finito di distributori, perché gli intervallini sono un numero finito, distributori, e ogni altro punto di A, altro punto di A, ne ha uno a distanza minore o uguale di R. Ne ha uno a distanza minore o uguale di R. Anzi, minore stretto di R, nello stesso intervallo. Nello stesso intervallo. È chiaro questo? Questo qui è davvero abbastanza intuitivo. È un algoritmo che uno seguirebbe. Questo tra l'altro è l'unico lemma che quando faremo questo teorema qui ad analisi 2, saremo in uno spazio metrico generale, eccetera, eccetera, questo lemma dovremmo farlo molto diverso, mentre tutti gli altri lemmi li faremo più o meno uguali, ma questo sarà completamente diverso. E resta da dimostrare il lemma 1. Resta da dimostrare il raggio magico che è quello duro. Dimostrazione del raggio magico. Cioè, duro. Magico. Allora, cosa devo dimostrare? Devo dimostrare, quindi sono dati A e un ricoprimento. Dati A ed un ricoprimento aperto. Ricoprimento aperto. U con I. Queste sono le cose che sono date. Devo dimostrare che, riscrivo la tesi, esiste un raggio magico, quindi esiste un raggio R maggiore di 0 per ogni X in I, per ogni X in A. Basta. Voi direte cambia la penna, cambia la pila. Andiamo a usare la pila. Sì. Per ogni x in A esiste in I tale che x meno R x più R contenuto dentro I. Quindi esiste un raggio, che sarà quello magico, tale che per ogni punto di A esiste un tizio del ricoprimento che vale questa proprietà. Suppongo per assurdo che non sia vero. Per assurdo che non sia vero. Cosa vuol dire che non è vero? Per ogni R maggiore di 0 esiste un X in A, per ogni I in I questo non è contenuto, cioè il contrario di è contenuto è non è contenuto. X meno R X più R non è contenuto dentro I. Adesso io ho una grossa libertà data da questo per ogni. Quindi me la gioco, mi gioco questa libertà prendendo R uguale 1 su N, o una qualunque cosa che va a 0. Me la gioco prendendo. Me la gioco
prendendo R uguale 1 su N. Ottengo un punto X con N in A, tale che per ogni ini xn meno 1 su n xn più 1 su n, ah, qui non ho messo il non contenuto dentro i. Ora x con n è una successione in A. Ora x con n è una successione in A. Dunque, per ipotesi, ammette una sottosuccessione convergente. Ammette una sottosuccessione. Che c'è? Convergente, che per comodità chiamo ancora x con n. Assumo avere gli stessi indici, cioè non, che per comodità non rinomino, dai, diciamo così, non rinomino. Quindi cosa sta succedendo? X con n a meno di sottosuccessioni, ma mettiamo tutto, converge a un certo x infinito appartenente ad A. Adesso facciamo un disegno. Ora x infinito sta in A, dunque x infinito sta in uno degli UI per un qualche indice infinito in I. Ma allora essendo U infinito aperto, esiste un raggio, fatemelo chiamare R infinito, tale che x infinito meno R infinito, x infinito più R infinito, è contenuto dentro U infinito. Adesso è il momento di fare un disegno. Qui c'è x infinito. X infinito ha un intervallino, che è questo, di raggio R infinito, che è contenuto in qualcuno, e qui da qualche parte c'è l'U infinito che contiene questo intervallino qua. Gli x con n cosa stanno facendo? Gli x con n stanno convergendo a questo x infinito. Dico bene? Gli x con n stanno convergendo a x infinito, quindi dove si trovano gli x con n? Gli x con n si trovano per la strada, si trovano qui. Ora ci siamo che definitivamente, ci siamo che x con n appartiene a x infinito meno r infinito mezzi x infinito più r infinito mezzi? Ci siamo che i verdi che stanno convergendo a questo x infinito definitivamente stanno su un raggio che è la metà? Dico bene? Cioè gli xn stanno convergendo, questi sono gli xn. Gli xn stanno convergendo verso x infinito. Dal momento che convergono verso x infinito, definitivamente stanno in un raggettino che è minore della metà dell'r infinito. Ma quando stanno lì, hanno garantito un raggio minimo. Ma allora, definitivamente, definitivamente gli x con n hanno garantito un raggio minimo.
cosa vuol dire che hanno garantito un raggio minimo? Nel senso che vado a capo, nel senso che xn meno r infinito mezzi xn più r infinito mezzi, questo è contenuto dentro u infinito. Non so se è chiaro cosa voglio dire. Voglio dire che tutta questa zona arancione è contenuta dentro un certo u con i, che è u infinito. Tutta questa zona arancione è contenuta. Ma allora i verdi, che se ne stanno dopo un po', i verdi, hanno garantito un altro raggettino che è metà di quello iniziale, per cui se ne stanno nell'arancione. Cioè, se io prendo un punto verde che sta qui e gli faccio un raggio che è metà di quello iniziale, tutto il raggio verde, tutta sta zona verde è contenuta nell'arancione, e dunque in particolare è contenuta in infinito. Ma qual era l'ipotesi? L'ipotesi era che gli x con n non avessero garantito nemmeno 1 su n. L'ipotesi era che per ogni i nemmeno l'intornino di ampiezza 1 su n stesse da nessuna parte. Questo va contro la definizione, ma questo è violentemente contro. Ma questo va contro la definizione, degli x con n. Cioè il fatto che per loro nessun raggio del tipo 1 su n andasse bene. E questo conclude la dimostrazione del raggio magico. Sul raggio magico ci torneremo, perché faremo una dimostrazione a un certo punto in cui useremo un raggio magico. E voglio concludere semplicemente con un'idea. Idea per una dimostrazione alternativa che non farò in tutti i dettagli, ma voglio soltanto dare l'idea come esercizio. Idea per una dimostrazione alternativa. Una dimostrazione alternativa di Weierstrass senza usare nulla se non il SUP. Questa l'ho fatta, vedi, a M15 nel 2015, l'avevo fatta da qualche parte. L'idea è questa: quindi A compatto, cioè limitato più chiuso, e F da A in R continuo. Allora, la dimostrazione in tre righe funziona più o meno così. Uno, sia A contenuto in meno mm. Pongo, come sempre, pongo I l'inf di F di A. La faccio per il minimo, che può essere un numero R oppure meno infinito. Punto 2 è questo: per ogni x in A, per ogni, non me lo fate chiamare x, chiamiamolo per ogni A appartenente all'insieme A, considero l'inf di f di x al variare di x in A intersecato meno m a piccolo. Cosa faccio? Sto facendo l'inf non su tutto, ma soltanto su un pezzettino di A. Come si comporterà questo qui, chiamiamolo g di A?
Come si comporta questo GDA al variare di A? Più aumenta, più faccio l'inf su roba piccola, quindi è decrescente con A. Osservo che GDA è decrescente debolmente in A. E quanto vale GDM grande? Vale proprio l'inf, perché lo sto facendo su tutto A. Adesso l'idea è questa, pongo, diamogli un nome che mi piaccia, diciamo A cappuccio, e gli inf degli A reali, degli A appartenenti a meno M, M, diciamo, degli A appartenenti a meno M, M, tale che GDA uguale a I. Cioè restringo finché l'inf si mantiene ancora I. Che cosa dico? Dico che due cose. Uno, questo appartiene in realtà all'insieme A, e due, F di A uguale a I. Quindi faccio un disegnino, e con questo illustro la dimostrazione con un disegnino. Se la funzione è fatta così, questo sarebbe l'insieme A. Io sto facendo l'inf su questa parte qui. Quanto posso restringere questo A in maniera che l'inf sia uguale all'inf su tutto? Lo posso restringere fino a che arrivo al punto di minimo, perché se dopo lo restringo l'inf sarà più grande di quello. Quindi l'idea è che A cappuccio sia proprio il punto di minimo. Definito in questa maniera sia il punto di minimo. Adesso dimostrarlo un esercizio. Se per assurdo fosse, e qui terminerò con i puntini, se fosse F di A maggiore dell'inf, certamente non può valere di meno. Se fosse maggiore, allora cosa succederebbe? Dai, allora anche un po' dopo, per continuità, anche un po' dopo la funzione si manterrebbe maggiore, ma allora l'inf non sarebbe. Non è vero, non sarebbe vero che a cappuccio è l'inf. Questa ovviamente va completata, e metto completare per esercizio se qualcuno vuole completare per esercizio. Però questa è l'idea per fare una dimostrazione di Weierstrass, che è un po' nello stile della dimostrazione del teorema di esistenza degli zeri. Prendiamo il supolinf dei punti che realizzano qualcosa, e lì succede quello che voglio che succeda. Questa è la stessa idea, usa soltanto la parola inf questa dimostrazione, e dimostra Weierstrass. In realtà ridimostra tutto, ridimostra Bolzano-Weierstrass, perché alla fine sono sempre le stesse idee, però senza usare i minf, l'insup, niente, davvero niente. Va bene, finito.